In condizioni estreme, con temperature sotto lo zero, mancanza di acqua e tracumuli di detriti, continuano le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ad Antiochia, in Turchia. Il contingente italiano è stato il primo a raggiungere l'area devastata dal sisma di magnitudo 7.8 dello scorso 6 febbraio. Dovunque siamo andati, il paese, la città, insomma, l'abbiamo vista distrutta. La gente era abbandonata a se stessa. E anche dove c'erano crolli nessuno stava cercando persone sotto le macerie. L'ONU ha affidato proprio a loro il coordinamento delle squadre internazionali USAR, specializzate nelle ricerche tra le macerie urbane. Coordinare gli altri ovviamente per noi è un motivo di soddisfazione, ma è frutto di anni e anni di lavoro. E le nostre squadre sono abituate proprio per questo tipo di intervento. Tra i 48 soccorritori USAR che si sono avvicendati, anche l'umbro Andrea Marino, direttore vice dirigente del comando di Perugia. Domenica il gruppo ha raggiunto il campo base di Antiochia per proseguire lavori di ricerca tra i resti delle palazzine crollate dopo la terribile scossa. I familiari tendono a rimanere davanti all'edificio che è crollato, dove ci sono i propri familiari dispersi, fanno questi circoli intorno, si mettono seduti e stanno notte e giorno senza mai spostarsi.